ascoltate? Allora, oggi vi parlerò di questa semplice tecnica, però molto bella, mi piace tantissimo. Credo sia stata una delle prime cose che ho una delle prime cose che ho realizzato con la tecnica wire. Si tratta di una perla ingabbiata, cioè di una perla avvolta nel filo metallico. E praticamente si tratta di una spirale che prende completamente la perla. È un sistema molto versatile per decorare orecchini, braccialetti e collari. Sì, amore mio! È molto semplice, che penso si possa anche declinare in tanti modi. Spero vi piaccia. Ciao! Per realizzare delle perle in gabbia avremo bisogno di filo, in questo caso è filo di rame, della lunghezza di circa 25-27 cm per delle perle del diametro di 10 mm. Questo filo di rame ha un diametro di 0,8. Poi ci sarà bisogno di pinze con le punte, con i becchi arrotondati, la solita taglierina e delle pinze opzionali come questa, ad esempio, che ha i becchi ricurvi e che serve a tenere meglio e a formare la spirale. E quest'altra pinza che serve a raddrizzare il filo. Cominciamo appunto raddrizzando questo filo in questa maniera con la pinza che ha le ganasce di nylon, di plastica, in questo modo. Allora adesso prendiamo una delle estremità del filo, ci teniamo a circa 1,5 cm dalla fine e formiamo un angolo netto di circa 90 gradi, in questo modo. Vedete? Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, in questo modo. Adesso prendiamo una delle due estremità con la pinza a punte tonde. Prendiamo la parte più lunga, cioè questo punto, vedete, in questo modo, all'estremità, proprio alla fine, e formiamo un circoletto, in questa maniera, facendo ruotare la mano. In questo modo, vedete? Allora, vedete, abbiamo una specie di circoletto in orizzontale e il gambo in verticale, in questo modo. Allora, adesso cominciamo a formare la spirale e facciamo in questa maniera. Prendiamo questa pinza con i becchi ricurvi, afferriamo saldamente con la mano dominante il circoletto e ruotiamo la mano piano piano, in questo modo, vedete, così, usando l'altra mano come guida. Ecco qui, piano piano, vedete, senza coprire completamente con la pinza la visuale, perché altrimenti poi si deforma, non si vede quello che si sta facendo ed è facile deformare la spirale. Quindi piano piano si va avanti in questo modo, il pollice fa da guida, il pollice della mano sinistra, ecco, e piano piano si forma una spirale. La stessa cosa dobbiamo farla anche da questa parte, quindi faremo due spirali opposte utilizzando la metà del filo, metà per ogni spirale, quindi posso cominciare anche da questa parte. Quindi ripeto quello che ho fatto finora, afferro il filo all'estremità della parte lunga, formo una piccola asola, la chiudo in questo modo, poi la afferro con la pinza a punte ricurve o con la pinza che preferite e piano piano comincio a formare l'asola. In questo modo, ruotando la mano e aiutandomi col pollice della mano opposta. Vedete, in questo modo. Allora, non è importante che i raggi, i giri della spirale siano proprio chiusi, questo no, possono essere anche un po' aperti, l'importante è che non sia deformata la spirale, che non abbia degli angoli, diciamo, acuti, perché poi queste imperfezioni si vedranno sul filo. Vedete? Continuo, proseguo dall'altra parte, perché devo ottenere due spirali all'incirca identiche, che siano molto simili per grandezza.
quindi vado avanti in questo modo fino a rendere le due spirali praticamente speculari, una specie di S, vedete? Sono a questo punto. Siamo quasi. Ah, anche questo è un bel motivo decorativo. Ricorda qualcosa di arcaico. Ecco qui. Adesso, arrivati a questo punto, vedete, ci sono i due gambi che vanno da una stessa parte. Dobbiamo afferrare, utilizziamo questi due gambi come se fossero delle prese, diciamo così, e affrontiamo le due spirali. Le mettiamo una di fronte all'altra, in questo modo, con i due gambi opposti, in direzione opposta. Vedete? Adesso li utilizziamo sempre come fossero quasi dei manici per tirare la spirale ed allungarla un po', piano piano, delicatamente, trattenendo poi la spirale con la mano sinistra, perché altrimenti poi si apre troppo, si può deformare, vedete? In questa maniera. Ecco, posso fermarmi a questo punto, scusate, posso aprire la spirale un po' di più e inserire finalmente la perla o la pietra. Posso richiuderla e a questo punto si fanno gli aggiustamenti necessari per sistemare, per avvolgere definitivamente la pietra all'interno della spirale. In questo modo. Ok, faccio scendere un po', sto allargando un pochino i giri, ecco, direi che va quasi bene. Allora, adesso vedete che la pietra è completamente ingabbiata. Adesso abbiamo due possibilità: quella di tagliare questi gambi, se vogliamo, se non ci servono, possiamo tagliarli rasoterra e ottenere praticamente una perla, semplicemente una perla, come in questo caso, vedete? Una perla con il foro rivolto verso l'apertura della spirale che si possa infilare, in questo caso con un chiodino, in questo modo, vedete? Questo è un chiodino di rame piatto, ma naturalmente può essere di qualsiasi tipo. E posso utilizzare la perla in questa maniera. Oppure posso usare i due gambi per formare due asolette e creare di fatto un link, cioè una perla che faccia anche da connessione e che possa essere agganciata all'estremità. In questa maniera. Allora, formiamo le due asolette. Faccio in questo modo. Così. Taglio, preferisco non avvolgere perché potrebbe deformarsi la spirale, quindi preferisco tagliare e formare un'asola semplice in questo modo. Stessa cosa dall'altra parte. Asoletta. Sì, Orazio, ciao. Adesso arrivo, Orazio. C'è il mio cagnolino che mi fa da assistente alla poltrona. Allora, taglio quello che avanza, in questa maniera, ok. E abbiamo formato la nostra pietra ingabbiata. Ecco, spero vi piaccia. Ciao!